a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Questo è il risultato del declutter che ho effettuato oggi, della pulizia, diciamo, di tutto quello che riguarda i prodotti per la base, quindi fondotinta, correttori, illuminanti, blush e tutto quanto. È stato veramente catartico perché era da tantissimo tempo che lo volevo fare, sapevo di avere tantissimi prodottini scaduti, insomma, da controllare, e sono felicissima di esserci riuscita e di averlo fatto insieme a voi. Quindi vi lascio al video, spero che vi piaccia. Dunque, in questa scatola trasparente, ne ho un'altra uguale, ho all'interno tutti i prodotti viso. Qui ho correttore, il fondotinta, e di là ho blush, eccetera. Quindi iniziamo pescando random po' di correttori. Allora, quelli che sicuramente terrò sono questi due di MAC, che, come sapete, insomma, uso e strauso, quindi questi li rimettiamo nel kit, mentre invece credo che dirò addio a questi di Mulac, perché sinceramente non lo so, sono un po' vecchiotti, poi non li ho mai proprio amati, quindi questi ciaone. Dico ciaone pure ai questo qui, al Fit Me di Maybelline, che, pur piacendomi molto, è aperto ormai da troppo tempo e, insomma, anche basta. Per ora invece tengo il Lasting Matte di Rimmel, che è più recente, mi è stato inviato da poco, quindi questo lo posso tenere. E assolutamente tengo anche i Pro Light Concealer di Mesauda, perché mi piacciono molto, benché, devo dire, le colorazioni sono sempre un po' strane, non so, un po' grigette, però, insomma, comunque, come variante di colore mi serve sempre avere qualcosa di diverso, quindi li tengo. Poi passiamo ai fondotinta. Dunque, questo è un Double Wear di Estée Lauder nuovo, e quindi assolutamente lo tengo. E poi c'è anche la pompetta, questa qui, del fondotinta di MAC, che, per chi non lo sapesse, si adatta molto bene anche al Double Wear di Estée Lauder, io li uso spesso in combo. La mitica Balm Shelter, quindi la mitica BB Cream di The Balm. Sapete quanto io l'abbia amata, ma ormai è vecchiotta e, insomma, anche mezza finita, quindi ciaone pure per lei. Poi abbiamo lo Studio Skin di Smashbox, che è un fondotinta che mi piace tantissimo, e questo assolutamente lo voglio tenere, anche perché il PAO è di 24 mesi, quindi è ancora buono. Saranno anche tutti da pulire, da sistemare. Poi, vabbè, i cover stick di Mesauda, Savasandir, li teniamo senza meno perché li amo. Qui ce n'è un altro, questo è Cinnamon, mentre invece dico ciao a questi di Mulac, che purtroppo proprio non mi piacciono. Ne avevo tenuto qualcuno così per dargli una chance, ma non li uso mai, quindi è inutile. Poi, questi sono i Lasting Matte di Rimmel, me ne avevano inviati diversi, ho regalato le altre colorazioni, ho ottenuto quelle che potevano essere più confacenti al mio incarnato, e penso di tenerle perché comunque è un fondotinta per pelli grasse. Indubbiamente non userei mai un fondotinta di Rimmel per lavoro, però per me o per fare qualche video look low cost li teniamo. Poi Even Better Refresh di Clinique, anche questo ottimo, lo uso spesso nel kit, anche questo PAO 24 mesi, quindi ci sta ancora. Poi, qui arriviamo dei Punctum Dolens. Allora, gli Studio Water Weight di MAC, che sapete essere un tallone d'Achille. Allora, dentro ce n'è ancora un po', non so quanto, e purtroppo sono dei buoni, cioè dei prodotti comunque costosi, costosetti, e con i quali però non mi trovo benissimo, quindi proverò a regalarli a mia madre, vediamo lei se si troverà, oppure li userò per tonalizzare altri prodotti, perché, come sapete, la durata non è ottima, quindi per questi sono un forse per ora. Poi questo fondotinta qui, l'All Hours di
Yves Saint Laurent, anche questo è un fondotinta che mi piace molto, PAO di 12 mesi e ampiamente scaduti, però l'odore è ancora buono, devo provarlo a prestare a mia madre per vedere se ci può far qualcosa, se no lo buttiamo via. Fondotinta Color Stay di Revlon, l'ho amato in passato ma non lo uso più molto, quindi penso che lo butto. Questi due di Puro Bio pure ormai sono vecchiarelli, non li uso proprio, quindi addio. Questi qua, Even Steven, fondotinta che amo, però un po' secchi, mi dispiace molto perché sono dei buoni prodotti, ma mi sa che è meglio gettarli via. Poi questo fondotinta di MAC NV25, beige come la morte, vabbè, lo teniamo. Poi fondotinta di neve, pure qua, PAO di 12 mesi, ampiamente scaduto, li avevo tenuti per eventuali video in collaborazione, però credo che li getterò via perché non sono più, diciamo, sono scaduti, se così vogliamo dire, poi essendo dei prodotti naturali non hanno all'interno grandi conservanti, quindi preferisco disfarmene. Poi questo è lo Stay Naked di Urban Decay, che mi piace un sacco, peccato il colore sia un po' troppo rosato per me, però assolutamente lo tengo, metterò nel kit. E poi qui abbiamo sto Flow Mix di Mulac, che sinceramente non lo uso molto, è quello con i fiori all'interno, nuovo di pacca, ha un odore molto buono, provo a tenerlo ancora. Quindi questi sono a posto per ora. Passiamo adesso ai prodotti viso, quali ciprie, blush, illuminanti, e contouring e quant'altro. Metto sempre questo coso di plastica, almeno non si sporca il peluche. Allora, eccoci qua con i Basic Marble di Gaia. Ho anche gli altri, questi però sono quelli che utilizzo maggiormente su di me per fare video, quindi assolutamente questi li teniamo. Poi questi sono i blush nuovi di Neve, che teniamo assolutamente. Poi questo è un illuminante di Essence, quello della collezione di quest'anno natalizia, e sinceramente è un prodotto carino, però boh, che ci faccio con sto coso? Mi piace, però non lo so, credo che lo regalerò, non lo butterò ma lo regalerò, so già chi. Poi questi illuminanti di MAC, che tragedia. Niente, un bel giorno ho deciso di comprare due illuminanti di MAC, così 60 euro sull'unghia, di questi colori. Sono meravigliosi, ma capirete bene che non è che li uso poi tantissimo, però insomma me li voglio tenere. Poi illuminante di Mesauda, che mi piace tantissimo, e sinceramente non so perché abbiano fatto quegli illuminanti nuovi che invece non mi piacciono per niente. E questo è veramente un illuminante che amo, è veramente molto bello, l'odore è ancora molto buono, quindi per ora penso di tenerlo. Questo illuminante di MAC è tremendo, è veramente una cosa, sono solo glitter, quindi penso che lo regalerò. Mary Lumanizer, ragazzi, ce l'ho da tipo 200 anni, cioè ancora non facevo video,
penso che lo archivio perché è veramente troppo vecchio. Mi spiace un sacco, ma se la vi. Pure questo illuminante rosa di Mulac lo uso veramente poco, lo regalo. E poi ho qui ho un sacco di prodotti di De Balm che sono un po' vecchiotti e penso di buttare proprio. Non hanno un ottimo odore. Trovo che i prodotti di De Balm si conservino non benissimo, non so perché. Anche perché poi ho comprato tutti i blush di MAC quest'anno, quindi questo di NARS però me lo tengo assolutamente perché è un gioiello. Sa proprio di prodotti della Broadway di mamma degli anni 80, però ci ha sempre avuto questo odore qui, quindi questo ce lo teniamo. Poi Opulence Light di Paula P, penso mai usato, eccolo qua, sinceramente non lo so, è bellissimo, però perché non lo uso mai? Vabbè, diamogli un'altra chance. Poi questo piccolo illuminante di Becca, bello, dovrebbe essere Opal, e insomma da viaggio può andare. Poi blush in stick di Isadora, ridotto un po' male devo dire, però ancora funziona, quindi lo teniamo. Poi illuminanti liquidi, ragazzi, io non li amo particolarmente. Allora c'è questo di Becca che a me non piace assolutamente, questo prodotto, mi dispiace ma è un no, quindi lo butto. Questi due sono gli unici che ho tenuto in vita di illuminanti, diciamo, in stick barra... Questo c'aveva una patina strana, ragazzi, quindi è diventato tipo un po' giallo, quindi via. Mentre invece questo, il Light Potion, mi piace un sacco, è uscito quest'estate, me lo tengo. Allora, qui adesso abbiamo questi due prodotti di Wycon. Allora, questo è l'illuminante, quello lì, effetto meteorite, che ho usato nel video di Natale. E assolutamente lo tengo perché è un illuminante pazzesco. Mentre invece questo qua è un bello oggetto, però come potete vedere sono glitter, insomma, allo stato puro. Quindi... francamente tenere tutta sta roba per un po' di glitter, che tra l'altro ho da parte, cioè ho il glitter proprio, credo che lo regalerò. Poi questa è una delle ciprie di Erichioba, Cleopatra, che sto usando per me, quindi la tengo. E questo è un prodotto di Liquid Flora, un bronzer che tengo assolutamente. Anche qui abbiamo un prodotto di De Balm che purtroppo è davvero vecchio e quindi getterò via, molto mio malgrado. Qui poi abbiamo un altro oggetto meraviglioso, un blush in crema di Giorgio Armani, regalatomi dal mio amico Emanuele, che purtroppo però è veramente vecchissimo, ha un odore un po' funky, quindi anche lui lo dobbiamo salutare. Questo porta dei glitter ovunque, aiuto. Questo è un blush di Yves Saint Laurent che uso poco ma tengo assolutamente perché comunque è un prodotto sempre utilizzabile. E poi ho questo altro prodotto sempre di Yves Saint Laurent regalatomi da Emanuele, che io amo, cioè è una specie di hologram powder, couture hologram powder, nasce come illuminante, cioè io lo amo, e pure questo penso sia abbastanza vecchio. Però è meraviglioso, veramente. Quindi anche solo per collezionismo o per ricordo del fatto che me l'ha regalato Emanuele, anche questo me lo voglio tenere, è un feticcio proprio. Consiglio a tutti di utilizzare le scatoline di Mulac come separé per i cassetti o le scatole. E praticamente posiziono gli oggetti in questo modo, in modo che non si spostino.
sono stata brava. Questo lo metto da un'altra parte. Abbiamo fatto un bel po' di spazio. Poi ho riesumato questi blush di Mulac. Allora, questo è praticamente col buco, è uno dei pochi prodotti col buco che ho. E paradossalmente non ho un blush di questo colore, quindi penso che me lo terrò. Di questi colori così un po' malva non credo che mi servano, quindi questo lo regalerò. Poi passiamo ad un po' di palette. Allora, questa è la Fiesta Cheeks di Mulac, che devo dire mi piace molto e l'ho anche usata parecchio. Approfitterò di questo video anche per fare un po' di pulizie, anche se pulire le palette non è mai semplice. Comunque, pure questa è una palette che ha qualche annetto, ma devo dire che ha dei colori piuttosto unici, quindi per ora me la tengo. Poi, questa è una palette di Dainty, che devo dire mi piace molto, perché ha dei colori veramente unici, e quindi assolutamente la tengo. Questi sono alcuni illuminanti delle palette di Erichioba che ho dipottato, e questi illuminanti mi piacciono molto, mentre invece non amavo particolarmente le terre, e quindi ho deciso di tenere gli illuminanti e li ho messi qui e assolutamente terrò questa combo. Qua invece, ragazzotti miei, abbiamo la palette di Mulac con tutti gli illuminanti che sono vecchi come il cucco e che non uso mai, quindi credo proprio che butterò tutto. Ovviamente riciclerò questo, che verrà accuratamente pulito e riorganizzato. Butto via pure queste due cialde di MAC che hanno 600.000 anni e purtroppo non sono più buone. Poi abbiamo la Balm Desert, sempre di The Balm per l'appunto, eppure questa ha un odore tutt'altro che rassicurante, quindi anche lei se ne va. Allora, queste sono alcune cose di Kiko che volevo ricontrollare, perché le avevo già messe tra le cose da tenere, però con tutta sta roba non mi ricordo un tubo. Allora, queste sono delle cose della collezione natalizia, come potete immaginare, e nello specifico abbiamo dei blush in due colorazioni. Sono secondo me tra gli oggetti più buoni, tra i prodotti più buoni di Kiko, e sono i loro blush cotti, quindi questi due li voglio tenere, e direi che potrei anche metterli direttamente qua, gettare le scatole. Poi le loro ciprie, anche queste niente male. Questa è la Honey, è la 3, e la voglio tenere perché ha un colore diciamo che va bene per me, mentre queste altre due, una è la Ivory e l'altra è Sienna. Questa è molto scura, questa è molto chiara, quindi presumo che queste le terrò in stand by e per truccare magari per qualche video altre persone, perché sul lavoro non le utilizzo, o eventualmente per regalarle. Volevo farvi vedere una cosa interessante che ho pensato di fare a proposito di cose per pelli scure. Mi sono fatta una specie di kit, cioè sto separando le cose anche per colore di pelle. E queste sono tutte cose che ho tenuto da parte per truccare le pelli scure, cosa che purtroppo non mi è mai capitata, però qualora mi dovesse capitare voglio tenermi pronta, quindi vi faccio vedere che cosa c'è qui e così vediamo se c'è qualcosa da togliere. Quindi questa Sienna qui penso che la possiamo inserire tra le cose per pelli scure, non so perché io tenga sempre tutti questi packaging. Quindi qua ne ho una ancora più scura. Questa è la Caramel, guardate che bella, potrebbe essere un bronzer per pelli caucasiche oppure una cipria per pelli scure. Poi ho voluto mettere lì questo illuminante di MAC, che è piuttosto scuro, che è molto bello, però appunto è tra il bronzer e l'illuminante.
Poi questo illuminante qui bellissimo di The Balm, il Bonnie Lou, che vedete ha un tocco decisamente più scuretto. Poi un Basic Marble, questo qui dovrebbe essere Nike, no, Athena Parthenos, che pure questo ha un sottotono rosso, che per alcuni tipi di pelle nera potrebbe andare bene, perché nella pelle nera esiste il sottotono rosso, anzi il sovratono rosso. Poi i Wow Glow di Mesauda, guardate come sono interessanti. Ho ovviamente deciso di metterli in questa categoria perché sono anch'essi piuttosto scuretti. Immancabile la cipria di Mesauda, questa qui scura. Poi questa palette di DMT, anche questa la teniamo. Guardate che belle nuance, per pelle scura veramente unica questa palette. Poi qui abbiamo vari fondotinta di Mesauda, quindi il Cover Stick nella tonalità caramel, quindi scura, sembra quasi un color cannella. Questo qui in realtà è un po' usato perché lo uso per fare contouring ogni tanto, anzi in realtà lo voglio mettere tra le cose che utilizzo io. Poi uno fondotinta di NYX, in realtà piuttosto vecchiotto ma è sigillato. Anche questo bellissimo prodotto, il Bonnie Dew, anche se questo gli do qualche chance ancora qualche mese, poi bisogna gettarlo perché è un po' vecchiotto. Poi One Stroke di Mesauda C70, questo penso che lo getterò via perché è il Bahama Mama, ma è molto vecchio, non ha un ottimo odore, quindi lo voglio buttare. Poi abbiamo questo fondotinta compatto di Puro Bio, anch'esso in tonso, che si potrebbe utilizzare come cipria. Poi abbiamo questo correttore di Mulac, che terrò nonostante gli altri li ho buttati via, perché è un colore veramente unico, quindi di scorta lo voglio tenere. Idem questo Self Lover, che ha questo sottotono senape, sovratono senape molto particolare. Idem con Patate, questo illuminante di Puro Bio, anch'esso molto ricco come tonalità. Questi due fondotinta di Puro Bio, anch'essi in una tonalità molto interessante. Un altro correttore di Mesauda, ancora più scuro, adoro, che meraviglia, guardate. Sogno davvero di truccare una persona scura, veramente. Spero mi capiti presto. Idem con Patate, un altro compact foundation. Qui abbiamo un'altra palette di DMT, di blush, molto particolari, perfetti per pelli scure, assolutamente da tenere. I blush di DMT mi sono piaciuti molto. E poi qui abbiamo una cipria di MAC che io ho comprato un sacco di tempo fa, però è nuova, ed è, c'ha questo colore qua. Non so che cosa stessi pensando, ma c'ha ancora la pellicola. Poi per ultima questa palette, la Dark di Mulac, che non ho amato particolarmente nelle sue sorelline più chiare, però essendo un prodotto passepartout ho detto teniamola perché potrebbe sempre servire. La volevo controllare perché pur essendo nuova, però volevo capire se i prodotti fossero ancora buoni. L'odore mi sembra buono, anche perché non è stata mai toccata, quindi per ora sta ancora bene. Quindi insomma, se siete dei professionisti, vi consiglio di provare a pensare di organizzare la vostra makeup collection anche per colore, quindi per sovratono, sottotono, sfumature di colori, in modo da avere comunque un minimo di organizzazione. Ultima scatola colossale, cioè
Mamma mia, quanti prodotti viso, però sono contenta di, insomma, star facendo un buon lavoro. Allora, iniziamo con questa altra scatola. Queste sono tutte cose nuove che non ho mai utilizzato, o perché di colori non confacenti al mio tipo di pelle, o perché comunque anche per il kit non erano adatte. E quindi, allora, qui abbiamo la Flat Perfection di Neve, la Fluffy Matte, che è nuova, e l'ho messa qui appunto perché è nuova e quindi in attesa di utilizzo. Credo che la terrò perché comunque ho in previsione diversi make-up cruelty free su clienti e quindi questo prodotto mi tornerà utile. Poi un'altra Flat Perfection. Questa però è la Velvet Bronze, quindi è la versione quella lì simil terra, vabbè, è sigillata, non la apro, comunque questa la tengo assolutamente. Poi due Basic Marble che conservo gelosamente, benché io non li utilizzi su di me. Questo è molto molto chiaro, ma comunque li tengo perché li trovo dei prodotti molto validi. Poi svariati cancella età, proprio svariaterrimi, sono di colori molto molto chiari, quindi penso che li proporrò ad una mia amica che è l'unica persona molto chiara che conosco e glieli farò scegliere. Quindi questi diciamo che li regalo. Poi qui abbiamo un correttore abbastanza scuretto, non lo so, è un po' aranciato, secondo me lo vado a mettere qui nella sezione roba per pelli scure. Poi abbiamo una serie infinita di Sublime di Puro Bio, anch'essi chiarissimi e in attesa di adozione. Questo si è separato, però se lo agito si dovrebbe rimettere a posto. E anche loro veramente chiarissimi, li ho tenuti perché comunque potrebbero essermi utili per schiarire o scurire dei fondotinta, quindi pensavo di mettermene un paio nel kit e usarli per correggere la tonalità dei vari fondi. Poi qui abbiamo alcune delle Royal Powders di Erichioba. Abbiamo Suiko, che è la trasparente, quindi la tengo in attesa di essere utilizzata. E questa qui, non mi ricordo. Ah sì, è Antoinette, quella un po' rosata e chiara, questa penso che la regalerò. Poi alcuni prodotti Mesauda, questa è il Viva Bronze, è la terra Fuji, quella brillantinata, la tengo perché questi prodotti mi piacciono molto, anche se attualmente non mi serve, in attesa di utilizzo. Poi la Celestial Veil, la Translucent Light, anch'essa nuova in attesa di utilizzo. Poi questo è un fondotinta di Wycon, il Pump It Up della collezione natalizia. Medium beige. Medium beige, però è un beige piuttosto freddino. Non so, quindi penso che questo lo regalerò. Poi qui abbiamo 6.000 fondotinta e 6.000 correttori di Mesauda che adesso sono costretta ad aprire così li possiamo vedere. Allora, questo qui che è il colore Honey 603, poi abbiamo Latte 602, questo è nuovo, così. Vanilla 601, ecco qua. E questi sono i tre colori chiari, diciamo, di questo prodotto che ho deciso di tenere, perché comunque hanno tre sottotono diversi ed essendo un prodotto che mi piace tantissimo, spero di sfruttarli anche per lavoro. Poi abbiamo i Pro Light Concealer, questo è lo C30, veramente bianco come la morte.
Poi abbiamo il V20, che è leggermente più grigio rosa. Io non so chi se li mette sti cosi, vi giuro, io nel mio lavoro non mi capita mai sta gente così chiara. Questo è interessante perché è chiaro ma è rosato, un po' più caldo, ed è il One Stroke. E poi sempre One Stroke V20, che invece è più rosa. Questo chiarissimo, non lo so, vabbè, però questi sono nuovi, li amo, quindi ci teniamo tutto. Ah mio Dio, ci stanno pure questi, ormai mi si incrociano gli occhi. Questo è C30, chiarissimo e giallino. Beh, potrei fare una scatola con la roba chiara a questo punto. Ho deciso che questa sarà la scatola della roba chiara. Molto bene. C10, oh mio Dio. Questo potrebbe essere adatto per fare i punti luce sulle pelli molto chiare. E anche questo lo lasciamo qua. E poi c'ho una scorta del Prep and Prime nella colorazione Bright Forecast, che è di scorta perché è uno dei miei correttori preferiti. L'ho comprato per la prossima stagione ed è nuovo. Bene ragazzi, questo è il declutter completo. Devo dire che sono molto felice perché ho buttato un bel po' di cose vecchie e messo da parte tante tante cosine da regalare, ne sono molto felice. Sono anche molto felice di vedere che nonostante tutto le scatole siano ancora mezze vuote, quindi potrò riempirle con le altre cosette che devo insomma ancora ricevere e che giacciono sparse da qualche parte. Non vi ho fatto vedere ciò che è contenuto nel kit perché sono tutte cose che già conoscete e che comunque terrei, insomma, quindi non si tratterebbe di declutter. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, rilassato, insegnato qualcosa. Io vi aspetto nel box dei commenti per parlare di quello che volete. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto la prossima volta. Ciao!